Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Qui veramente c'è da essere incazzati e mi sto trattenendo, sappiatelo. Parlo ovviamente della scherma e del tiro a volo, altre delusioni oggi, grandissime delusioni direi, dalla sciabola femminile, che sì, comunque era difficile. Ovviamente non si chiedeva l'oro per ciò che è stata questa Olimpiade per la scherma, ma quantomeno di, cioè, se devi perdere, perdi in modo decente quantomeno. Cioè, non fare schifo come oggi, che veramente eri in vantaggio, non dico in controllo, ma in vantaggio in semifinale contro la Francia, ti fai rimontare, la Battiston, che, e adesso ne parliamo, recupera più di 11-12 stoccate, i due assalti successivi, disastro nuovamente con, in quel caso, Irene Vecchi, che entra in pedana veramente molle, spenta, subisce in 30 secondi forse 5 stoccate e lì praticamente è finita la semifinale per l'Italia. Non solo, la cosa si ripete anche nella finale per il terzo e quarto posto contro la Corea. Eravamo partite bene. Eravamo in vantaggio di 10 punti, ci facciamo recuperare clamorosamente ancora una volta. Anche lì Battiston un grande assalto, recupera comunque, cioè ci porta in vantaggio di tanti punti e nuovamente ci si scioglie di nuovo. Poi anche la Battiston comunque è caduta in questo tranello purtroppo in questa, diciamo, difficoltà della scherma, chiamerei così per non dire cose peggiori, insomma, perché veramente qui secondo me c'è da rifondare, da risistemare il tutto. Tra l'altro sono scoppiate tantissime polemiche, ma andiamo con calma. Partiamo dal fatto che non riusciamo a conquistare nemmeno una medaglia di bronzo, che sarebbe stata più che gradita, sinceramente. E mi sono veramente innervosito prima con il tiro a volo e poi appunto con la scherma. Dicevo, sono scoppiate delle polemiche a causa delle parole di Elisa Di Francisca, che si è scagliata contro Cipressa, l'allenatore della scherma, e contro Arianna Errigo, dicendo che se c'è un motivo, cioè che se non si vince, c'è pure un motivo, riferendosi ovviamente a loro due. In effetti il CT Cipressa non è che abbia brillato oggi, per dire un eufemismo. Cioè, Battiston si vedeva chiaramente che ad esempio era di gran lunga più in forma di Criscio e nonostante quello non la schierava in pedana, non l'ha schierata. L'unica volta che l'ha schierata contro la Francia ci ha fatto recuperare 12 stoccate, credo, insomma, su per giù ci ha permesso di rimontare praticamente. Ma poi, una volta che hai rimontato, in quel caso Irene Vecchi, ma ovviamente non voglio dare la colpa a lei, è colpa di tutto il gruppo, di tutto il sistema, ovviamente perde 5 stoccate, anzi 4 stoccate, e poi la successiva schermitrice perde altre 3 stoccate. Cioè, ma non è il fatto che perdi l'assalto, è il fatto di come entri in pedana, cioè sei entrata molle, senza palle, direi. E scusate se sono un po' pesante, ma mi sono veramente innervosito perché, infatti, ho letto tra l'altro moltissimi commenti che dicono: cioè, meno male che domani finisce la scherma, perché veramente è quasi un'agonia per il nostro standard. Cioè, ci hanno abituato troppo bene negli anni per farci accettare queste figuracce. Cioè, nemmeno un oro nella scherma, ma anche qui non è il fatto dell'oro, perché magari ti può dire sfortuna, possono succedere mille cose, ma il fatto che comunque tu ti sciogli in determinati momenti, ma sta succedendo anche in altre discipline, ti sciogli, non hai l'atteggiamento giusto, è quello che mi fa innervosire. E ritornando al CT, Cipressa non ha schierato praticamente mai Battiston. L'ha schierata una volta sola, ma poi nell'ultimo assalto della semifinale. Ma perché non rischierarla? Cioè, se è così in forma, ma perché non la schieri di nuovo? Cioè,
sfrutti, insomma, l'onda dell'entusiasmo, la scia dell'entusiasmo, cavolo, mettila di nuovo in pedana. Cioè, io non ho capito il perché, veramente, non capisco il perché. Abbiamo buttato una medaglia e vabbè, ma comunque, cioè, per quanto riguarda la scherma, già avevo fatto un video dedicato sulla scherma e il tiro a volo, ma oggi mi sento veramente di farne un altro, questo qui perché, cioè, mi è partita veramente la brocca oggi tra il tiro a volo e soprattutto Jessica Rossi, ed ora ne parliamo, e la scherma, ma vabbè, stendiamo un velo pietoso, qualche medaglia l'abbiamo racimollata. Oggi certo sarebbe stato gradito almeno un bronzo, ma neanche quello, purtroppo, ma andiamo avanti, che è meglio, e passiamo al tiro a volo. Qui veramente io non mi spiego come cavolo è possibile che in uno sport in cui domini praticamente, ma non solo nelle Olimpiadi, cioè hai dominato praticamente anche nella Coppa del Mondo e nei mondiali, cioè tu arrivi alle Olimpiadi, tu, e mi riferisco a Jessica Rossi in questo caso, che per carità è la stessa che vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi, è la stessa, cioè è la stessa atleta formidabile, tu arrivi qui, butti tutto all'aria, da portabandiera tra l'altro. Non ti qualifichi nell'individuale, non ti qualifichi, anzi, e non fai qualificare la coppia nel trap misto, era in coppia con De Filippis, ma una Jessica Rossi veramente incommentabile, direi. Cioè, ma non mi scaglio contro la persona, perché ovviamente totale rispetto, ripeto, è colei che ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi anche, cioè è colei che ci ha fatto emozionare alle Olimpiadi, è colei che ha vinto medaglie alle Olimpiadi, che ha riportato a casa Olimpiadi, insomma, quello che volete, quello che cavolo volete, ma io parlo di queste Olimpiadi, cioè si stanno vedendo troppi atteggiamenti sbagliati, secondo me, troppo molli siamo, ma in tante cose, cioè in molte discipline l'ho vista questa cosa, anche oggi per quanto riguarda la vela, ma maledizione, Camboni aveva già, non dico la medaglia al collo, ma quasi. Ma tu puoi andare a fare falsa partenza, un errore del genere, così stupido, quando hai preparato questo evento per tutto questo tempo, per 5 anni. Ti abbiamo seguito comunque per tutto questo tempo e sei sempre andato bene. Arrivi nel momento clou e sbagli una cosa così banale. Stessa cosa nella canoa di Gennaro, nel K1. Nel momento decisivo, disastro totale. Tiro a volo, come sto dicendo, disastro totale nel momento decisivo dell'Olimpiade. Ma cioè, Jessica Rossi penso sia la peggior prestazione di una portabandiera nella storia, veramente impresentabile, incommentabile. Tra l'altro, non l'hanno neanche mai fatta vedere in TV, in chiaro quantomeno, ma no, ma nemmeno in TV perché le qualificazioni, se non sbaglio, su Discovery Plus, le qualificazioni del tiro a volo non le hanno neanche fatte vedere. Non vorrei sbagliarmi, però comunque, fatto sta che non l'ha vista nessuno, praticamente. Quindi, cioè, dimmi tu cioè, che Olimpiade è? Che Olimpiade è? Veramente si salva solo Diana Bacosi, che per un piattello non è stata oro, ma già l'argento comunque, veramente ottimo, bravissima lei, ma per il resto veramente deve saltare qualche testa sicuramente fra il tiro a volo e fra la scherma, che sono le discipline che di solito, assieme anche al nuoto, mettiamoci anche al nuoto, ma tiro a volo e scherma, di solito nelle Olimpiadi, almeno quelle che mi ricordo io, ci hanno sempre portato medaglie e medaglie veramente importanti, ori, prestazioni top, record del mondo proprio con Jessica Rossi. Cioè, quest'anno veramente non so se sia solamente sfortuna, gira tutto male, ma sembra che molti atleti veramente, cioè, abbiano la testa da un'altra parte. A me questa è la sensazione che mi stanno dando certi atleti in questa Olimpiade, purtroppo. E sarebbe veramente grave, cioè, se non sopportassero la pressione, perché comunque sono abituati a certi palcoscenici. Cioè, possibile che in più sport, in più discipline, questi atleti non riescono a sopportare la pressione e cadono proprio come pere cotte sul più bello proprio. Cioè, non è accettabile una cosa simile, non è accettabile.
a maggior ragione nell'appuntamento più importante in assoluto per questi sport, perché se vogliamo parlarne, il calcio, il tennis comunque si reggono da soli, cioè se vogliamo dirla tutta, le Olimpiadi non servono al calcio e al tennis, sì, il prestigio, la nazione, su quello sono d'accordissimo, ma se vogliamo parlare in termini economici, in termini di visibilità, ovviamente l'Olimpiade, cioè, che cosa rende l'Olimpiade al calcio? Sì, l'oro, ripeto, la nazione è tutto e su quello non si discute, ma proprio in termini economici, cioè il ritorno qual è? Sono sport che si reggono da soli. Ma per sport come tiro a volo, scherma, sì, ci sono i mondiali, la Coppa del Mondo, le varie tappe, ma l'Olimpiade è sacra. E tu ti puoi presentare ad un appuntamento e sbagli così clamorosamente. Cioè, magari sbaglierò io, cioè sarò troppo pesante, non lo so. Ditemi voi, magari ditemelo qui sotto nei commenti, non saprei. Però veramente è un qualcosa, cioè, mi cascano le braccia, mi sono cadute le braccia, cioè. Perché io, come la maggior parte delle persone, e potete vederlo in giro comunque, la delusione che c'è fra noi italiani, insomma, io, come la maggior parte delle persone, ci aspettavamo molto, sia dalla scherma che dal tiro a volo. E mi riallaccio alla scherma dicendo, forse allora non c'è stato, è stato fallito quel cambio generazionale, è stato fallito, cioè c'è bisogno veramente qui di rifondare il tutto, o meglio, di cambiare magari qualche cosa, di far saltare qualche testa, perché, cioè, se queste sono le premesse, veramente speriamo di riprenderci per l'appuntamento di Parigi 2024. Io spero, comunque sono sempre fiducioso, spero di sì, perché comunque, però veramente in queste Olimpiadi, flop totale, cioè San Marino nel tiro a volo. Ha preso due medaglie, un bronzo e un argento, ha fatto meglio di noi. Cioè, l'Olimpiade di San Marino è stata stupenda perché quei pochi atleti, quanti saranno? 3, 4, 2, 3. Cioè, due medaglie. Cioè, più di quello, loro è come se avessero gareggiato in 30 eventi e avessero preso 29 medaglie. Cioè, per loro, quelle due medaglie sono qualcosa di incredibile, cioè hanno fatto meglio di noi nel tiro a volo, cioè ci rendiamo conto, ma veramente complimenti a San Marino e uno scandalo il tiro a volo, cioè mi sento più di condannare ovviamente il tiro a volo rispetto alla scherma che comunque qualcosa ci ha portato, ma tiro a volo veramente, mamma mia, che delusione, poi comunque nel recap serale analizzerò anche altre cose che sono successe, che non mi sono piaciute oggi, a partire dalla vela, ma anche altre cose, insomma. Cioè, mi sembra di rivedere lo stesso film in più sport. Persone che si sciolgono nel momento clou. E mi dispiace veramente, cioè, non è che ci godo, assolutamente. Mi dispiace da italiano, da appassionato di sport. Cioè, non so cosa ne pensate voi, ma dimmi qualcosa anche riguardo lo scontro, se avete sentito appunto fra Elisa Di Francisca e anche Velasco, che l'ha definita disgustosa, quindi parole veramente forti, ma la Di Francisca forse qualche ragione ce l'ha a sto punto, non lo so, però ditemi voi insomma e commentate anche voi la situazione di oscena direi del tiro a volo e molto difficile, difficile, diciamo difficile, della scherma, quindi solo in pochi veramente si salvano. Ma ci avevano abituato, ripeto, troppo bene per fare questo, per permettersi di fare queste figure e di portare così poche medaglie. Ma ripeto, non è il fatto delle medaglie, è il fatto dell'atteggiamento. Cioè, io non ho visto le qualificazioni di Jessica Rossi, però mi hanno detto proprio di una Jessica Rossi spenta anche in viso. Cioè, ma che atteggiamento è? Che atteggiamento è? Non me lo spiego. Finiamola qui e il video termina qui ovviamente, lasciate un mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale ovviamente, che non costa nulla. E al prossimo video, buon proseguimento a tutti e speriamo veramente che cambi qualcosa.